Salve care carissime, benvenute nel mio nuovo interattivo. Quale sarà questo interattivo di oggi? Semplicemente andiamo a pensare una persona che vi interessa e vediamo oggi cosa c'è che voi dovete sapere riguardo questa persona, ovviamente riguardo la persona nei vostri confronti. Quindi vediamo un po', non so se vi pensa, se c'è qualcosa che vuole dirvi, se ci sarà un'azione, qualcosa. Qui esce la carta del giglio, quindi qua c'è voglia di chiarezza. Prendiamo su qualche carta, poi dopo vi dico. Allora andiamo a prendere un'altra carta. Se esce da sola, bene, quindi vediamo un po' riguardo a questa persona che insomma voi avrete cura di visualizzare nella vostra mente. Andiamo a vedere se c'è qualcosa che dovete sapere che vi riguarda, che insomma di questa persona. Vediamo intanto il pensiero. Prendiamo tre carte per il pensiero di questa persona. Ok, il fondo del mazzo è la carta delle stelle. Allora, intanto con queste prime carte, qui questa persona è chiaro che ha voglia di chiarezza, vorrebbe in qualche modo capire, vuole la passione, vuole l'idillio, vuole la pace. Vorrebbe anche il perdono, per carità. Qui è arrivata una maturità, a un qualcosa di, come dire, di più maturo, ecco, una conclusione più matura nei riguardi di questa gentildonna di voi. Qui la parola chiave è appunto la donna, siete voi, l'energia femminile, se siete femmine, se siete maschi sapete come funziona. Quindi qua c'è un'eccessiva sensibilità, una percezione di affetto. Questa persona vi pensa come una persona appunto con cui vorrebbe una passione, un idillio, una pace, vorrebbe un perdono. Qui abbiamo la carta della luna, quindi la luna ci parla sempre di nostalgia, di situazioni appunto nostalgiche, di appunto riconoscimenti, anche di intuito, di desideri e soprattutto di cicli attrattivi. Quindi è come se questa persona che state pensando in questo momento, ciclicamente, anche se magari sembrerebbe che ci sia una sorta di lontananza, però sembrerebbe che ciclicamente questa persona ogni tanto ritorna in questo mood di attrazione, di passione nei vostri riguardi. Infatti anche la carta delle stelle, no? È proprio il collegamento, è proprio l'espansione, la chiarezza dei desideri. È come se con le stelle lui avesse avuto improvvisamente nuovamente questa rivelazione. Quindi vediamo un po' che altro ancora ci vogliono dire queste carte in uscita, sempre riguardo questa persona. Allora andiamo a vedere perché esce la carta del giglio. Quindi perché questa persona vuole chiarezza? Apriamo la carta, due di spade, perché qua ci sono stati dei gravi conflitti e vorrebbe con il fante di denari in qualche modo cercare di fare dei piccoli passi nei vostri confronti. Qua veramente ci sono stati dei conflitti molto forti fra voi e questa persona. Vediamo perché vi considera ancora con così tanto affetto, vediamo insomma se è vera questa cosa, chiediamo conferma a questa carta della gentildonna. E qua viene un 5 di coppe, quindi lui veramente è pentito, ha dei rimpianti, perché vedete anche se si sono rovesciate le tre coppe, però due rimangono sempre all'impiedi, quindi è come se questa persona sentisse molto un rimpianto nei vostri riguardi, almeno di questa persona che state pensando. Ragazze, se non vi riscontrate, non lasciate perdere, perché qua esce molto chiaro questa storia, eh? Quindi se non pensate che sia la vostra, lasciate perdere. Vediamo la carta della luna, apriamo la carta della luna e qua viene il diavolo. Quindi vedete, la ciclicità della luna è che qua c'è di mezzo un karma, c'è di mezzo un andare e venire, un essere sempre collegati a livello alchemico, magnetico. Quindi qua c'è un attaccamento forte che è difficile poter in qualche modo
come dire, bypassare, eh? Vediamo ancora perché esce la carta delle stelle. Vediamo se questa persona effettivamente spera quello che dice la carta delle stelle. E infatti sì, qua c'è proprio la nostalgia. Abbiamo il 6 di coppe, quindi c'è proprio la nostalgia del passato. Quindi la persona che avete pensato in questo momento, qual è la sua connessione con voi? Cosa, diciamo, abbiamo scoperto riguardo a voi? Che sente dei rimpianti forti, vorrebbe il vostro perdono, ha appunto nuovamente voglia, si è riciclata nuovamente la voglia, questa situazione ciclica di appartenenza, di dipendenza, sente la vostra mancanza e spera tanto di poter ricucire con voi nuovamente, insomma, almeno un perdono, un'amicizia, una nuova collaborazione. Questo è quanto, ragazze. Io vi ringrazio di essere state con me. Mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Aiuterete a sostenere il canale. Voglio dirvi che chi non si riscontra lasciasse andare, perché non può riguardare a tutti, è ovvio, è un interattivo collettivo. Per chi vuole un approfondimento, vuole fare un consulto personale con me, trova tutte le informazioni nella info box del mio video. Ciao a tutti!